Buongiorno e buona domenica, carissimi amici di Padre Pio TV, e bentornati a Natale con i tuoi. E bentornata anche a te, Arianna. Buona domenica, Angelo. Ci troviamo immersi in questa splendida cornice che ci fa entrare sempre di più nel Natale. Ormai questa è la nostra ultima domenica prima di questa grande festa. Infatti, Arianna, mancano solo 6 giorni a Natale ed oggi vi accogliamo dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ogni anno, come da tradizione, i confratelli di Padre Pio hanno allestito il presepe e il grande albero di Natale dinanzi al santuario. Angelo, il presepe fu ideato per la prima volta da San Francesco d'Assisi a Greccio e Padre Pio da Pietrelcina ha ereditato questo grande amore verso la rappresentazione del Natale del Signore. Per Padre Pio era importante sostare dinanzi al presepe, perché lì si può contemplare questo mistero del Dio grande che si fa uomo per la salvezza dell'umanità. Sì, infatti, spesso ripeteva ai confratelli che tutte le feste della Chiesa sono belle, ma la festa del Natale è la più bella, perché ha una tenerezza e una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore, diceva. Angelo, ma in questa fredda domenica di dicembre vogliamo salutare anche tutti coloro che ci seguono attraverso i nostri social. La nostra pagina Facebook, Accoglienza Giovani Padre Pio, e YouTube e Instagram con Padre Pio TV. E anche tutti coloro che ci seguono sul portale teleradiopadrepio.it.